Francesco Chienghe. E la domanda che è quella che del nostro dibattito è come la lingua e la cultura italiana possono favorire l'integrazione e la crescita culturale e sociale dei cittadini italiani sempre all'estero e dei cittadini stranieri in Italia. E come può la conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresentare un essenziale strumento di integrazione per favorire e rafforzare il percorso di cittadinanza? Rivolgiamo questa domanda al Ministro Chienghe e a Massimo Di Legno. Prego, Ministro. Sì, buonasera a tutti. Grazie per questo invito. Credo che essere presente per un confronto, anche per ascoltare temi così importanti, così delicati, sia utile anche per rafforzare l'azione del Ministero, anche degli obiettivi che sto portando avanti come Ministero per l'integrazione. L'integrazione è un tema che via via sta diventando sempre più importante. Molto importante, perché bisogna anche riuscire a rafforzare tutti gli strumenti, a definire quali sono gli strumenti che possono cercare di dare corpo e concretezza a questo progetto. Ma la cosa più interessante è anche quello di parlare di integrazione e vederlo come uno strumento utile, ma riuscire anche a investire in questo. Investire vuol dire anche mettere delle risorse su questo percorso, e su questo mi rapporto a quello che è il tema della lingua italiana, che è uno degli strumenti più importanti per l'integrazione delle persone sul territorio. Ma le persone che arrivano sul territorio, per riuscire a capire, poter accedere a diversi servizi, poter capire anche in tutti i settori, poter anche esercitare la loro professione, devono essere in grado e di parlare e di essere, di esprimersi. E per poterlo fare, che non è semplicemente un'esigenza della persona, quindi del migrante, ma è anche una risorsa per il paese. Investire in questo settore vuol dire avere più profitto, avere un'economia, quindi vantaggi per l'economia, di fronte anche a una professionalità molto qualificata, la possibilità di poter capire anche ciò che si sta facendo. E quindi avere la lingua italiana tra gli strumenti dell'integrazione ci pone a questo punto di riflessione, a questo cercando di portare avanti un percorso, un progetto con la struttura di missione. La lingua italiana è obbligatorio, perché molte persone sul territorio devono passare anche un esame, superare un esame per poter avere la carta di soggiorno, ma bisogna avere anche la disponibilità, bisogna avere anche i luoghi da dove si possono fare questi corsi di italiano. Ma anche un altro elemento importante che ho sentito qua, ma è anche un punto su cui bisogna riflettere: la possibilità di avere insegnanti che sanno come fare un percorso con persone che provengono da un altro paese. Diverso è quella di poter insegnare la lingua italiana a persone che parlano già la lingua italiana, ma un altro conto è quella di poterlo fare con persone che non hanno mai avuto un contatto e che non conoscono la lingua italiana, quindi hanno bisogno di figure che sono professionalmente preparate, competenti per poterlo fare. Io sono dell'idea che questo sia un argomento su cui bisogna lavorare molto, un argomento su cui bisogna investire, e soprattutto all'interno delle reti che sono sul territorio, quelle che sono le reti per l'insegnamento della lingua italiana, bisogna cercare di mettere delle figure professionalmente preparate. Molte delle volte noi troviamo, questo è successo in passato anche per quanto riguarda altre competenze, come per esempio che poi via via le cose sono cambiate, in alcuni settori sono migliorate, come la figura del mediatore culturale, che inizialmente era semplicemente la traduzione, ma dopo si è capito che quella figura doveva essere una figura che non soltanto era una semplice traduzione, ma anche la capacità di poter capire prima di tutto la materia nel settore in cui si stava lavorando, ma anche la cultura di provenienza della persona.
E la stessa cosa, lo stesso percorso bisognerebbe farlo anche per quanto riguarda la lingua italiana, quindi capire anche che una persona ha bisogno di imparare questa lingua, ma anche di un approccio diverso. Quindi mi sto investendo molto per riuscire a far capire che per portare avanti questo punto servono delle risorse, ma soprattutto serve anche una rete sui territori, aumentare i punti dove si possono imparare la lingua italiana, aumentare i punti dove si possono fare anche luoghi dove si possono fare anche gli esami per riuscire a, riuscire a poter verificare questo livello di insegnamento non in modo restrittivo ma in modo diverso, con un approccio integrativo, non quello che punisce ma quello che dice la lingua italiana diventa di fatto un diritto e dà la possibilità a ogni persona che arriva sul territorio di usufruire di questo strumento. Quindi io accolgo positivamente questa iniziativa, spero che si moltiplicano sul territorio questo tipo di iniziative, che sono quelle che poi possono riempire anche iniziative come quella che ho firmato questa mattina, un protocollo tra il mio ministero, la struttura di missione con il network delle città del dialogo, che sono dei contenitori per le buone pratiche, e in questo contenitore per le buone pratiche bisogna portare avanti appunto iniziative anche come quelle che riguardano strumenti di integrazione che possono essere uniformati e possono essere diffusi su tutto il territorio. Quindi il mio ministero lavora in questa direzione, cercando di promuovere buone pratiche, buone prassi e cercando di mettere tutte le iniziative in rete per riuscire a poter condividere. Grazie.